come direbbe dal box dei morti il nostro tanto compianto comandante, oggi, signore e signori, non ci sarà un episodio successivo. È patria o muerte. Questo video è sponsorizzato da Pumpling. Acquista maglietti a tema Pokémon, anime e non solo. Con il codice AXO24 ricevi il 20% di cashback e calzini in omaggio. Bentornati signore e signori, bentornati su AXO Archivio e bentornati per l'ultima volta a Unima per Pokémon Nero Hardcore Nuzlocke. Oggi il comandante dal Regno dei Morti ci urla che è patria o muerte. Non ci sarà un tentativo numero 2, oggi si va alla Lega. Riassuntone canonico della squadra. L'eroe della palestra di Boreduopoli, er terribile. Lo chef che cucinerà la Lega Pokémon, Max Mariola. La hit estiva che non sapevate di ricordare. Rocciosa, ineluttabile, tacata. Questa nel culo fa male. Nduia. Se fosse una pianta, sarebbe una sempreverde. Rotunno, Vanorens. Ma tipo sto uccello di merda, lo killiamo o cosa? No, o cosa a quanto pare. Jettagur. Madonna, la predict! La play del pardo! Mamma come me lo succhi. Non killiamo. A più due. Killiamo a più due. Non killiamo a più due. E io chi stracazzo mando? Ragazzoni. Ragazzoni. Qui uno deve morire. Qui uno deve morire. Tocca saccare. Ma il terribile lo ricorderemo come un grande eroe e morirà con onore. Il terribile lascia la firma su questa lotta. Lascia una gran firma perché anche il Bitorso Lelmo timbra Samurott. Rispetto per un soldato che la sua l'ha sempre fatta. Quelle due volte che è stato chiamato in causa. E adesso vedremo se Rotunno è capace di perdere la verginità o meno. Lo vogliamo fare questo famoso sesso? Oppure no? Siamo in settocchi. Invertivolt non so se killa. Vabbè dai, è stab per due, avete ragione. Però sapete che secondo me non killa. Che cazzo v'ho detto? Voi non... Solo perché non sono un pro player Pokémon non vi fidate dei miei calcoli. Solo perché non sono un pro player Pokémon voi non trastate i miei calcoli. Io ve l'ho detto che non killava. Sì, ma ora cura lui. Bro, ma che cazzo fai? Non si gioca così! Non sono le regole queste! Perché non ha curato, ragazzi? Che cazzo sta facendo l'Hardcore Nuzlocke? E non l'ho letta, lo vedete come scorre la chat? Non ho visto il messaggio. Comunque, ragazzi, canon, Rotunno muore vergine. Rotunno si rivela un traditore bastardo, non in grado di prendere una kill, missante di due tuoni, un inutile fallitazzo. Vai a fare nel culo e non tornare mai più. Lode al terribile. No, figa, il veterano no. Questo ci bomba il culo, ragazzi. Questo ci bomba il culo. Ti prego, tre deboli a Max Mariola. Ecco, come non detto. Mossa erba, chiaramente non pervenuta. Vanorens, che devo fare? Bravo Vanorens. No, figa, ho bruciato una cedro. Calmi. Calmi, calmi, calmi. Calmi. Calmissimi. Calmissimi, calmissimi.
Ma figa, ma in che senso adesso vai di fanghiglia? Ma ci avrai la mamma un po' balorda. Allora, non dobbiamo più perdere Pokémon da qui in poi. Va bene, amici? Non so come cazzo dirvelo, non dobbiamo più perdere Pokémon. Perché non metti Frillish al posto di Carracosta? Aveva una natura di merda, se non sbaglio. E poi quelli migliori teniamoceli per la Lega, in caso. Ciuccia. E ciuccia. Fighissimo, ragazzi. Questo quanto è figo. No. Vabbè, dai. Era facile. Adesso. Bellissima la host della Via Vittoria, sono d'accordo. Adesso, summa cum, attenzione. Ora è il cosiddetto talpone momento. Vediamo se ci stiamo con le cure, se no piuttosto torno indietro a comprarne altre, non voglio rischiare. Questa Via Vittoria non la possiamo rischiare. È il destino! L'incontro del destino! No, fermi, devo catturare Reshiram con la Master Ball, che cazzo dite? Che cazzo dite, fermi tutti, sennò Reshiram ci scopa la squadra. Reshiram va catturato per forza, ci deta tromba la squadra. Lo sapete come finisce, vero? Ma non ha effetto, è vero, è troppi livelli sotto. E comunque io sborro nel dubbio. Date il benvenuto a Lorenzo De Medici, il Magnifico. Andiamo su, non resisto, andiamo subito a vedere natura del Magnifico e scioppiamo iperpozze. Va bene la natura Shiva. Va bene la natura Shiva. Luciano, spettro targa con fuoco fatuo, pirolancio, stordiraggio, palla ombra. Max Mariola, fuoco pugno, fuoco carica, troppo forte, frana, carbonella. Van Orenz, psicoshock, psichico, fulmine, riflesso, colbitorso l'elmo. Ciruzzo, Did Dance, dragartigli, forbice X, breccia. Lorenzo il Magnifico, danza spada, terremoto, frana, forbice X, con la sabbia soffice. Nduja, gelo raggio, icy wind, crystal colpo, specchio velo, strumento, gelo mai. Un saluto a tutti i morti. Comandante, patria o muerte, il suo messaggio continua a vivere nei nostri cuori, noi non l'abbiamo dimenticata, e questo è anche per lei. Nei suoi occhi bruciava una fiamma nera. Per amore della giustizia aveva rinunciato a tutto tranne il rispetto per se stesso. Faccio sesso, è un passo dal romanzo che ho scritto. Va bene, è andato tutto secondo piano. Will-O-Wisp, Baccafrago, siamo a più uno in speed e attacco. Shadowclaw. Ci prendiamo Mummia, quindi perdiamo rompiforma. Complimenti a chi l'aveva vista arrivare. Se! Ciruzzo! Ciruzzo! Ciruzzo, scula! Oh, cul napolitano, Ciru! Oh culo napolitano, Ciru! Tiene no culo tanto, Ciru!
Ciruzzo! Come si bella, Ciru! E come si bella, Ciru! Guarda, mo fra, guarda com'è bello innamorato mio Ciruzzo! Ma va bene lo stesso. Dio si Luca sta. E Ciruzzo se la mette in culo in cassaforte. Yam ya Ciru. Yam ya Ciru. Come sei bello, Ciru. Ma sono innamorata di te, Ciru. Mia sorella Catilina. Lotta 2, Catilina contro da Drake. Quo usque tande mabutere, Catilina, pazienza nostra. Sì, sembra Reira di Nana, è vero, identica a Reira. Arriva Psychic. Porco. Che sberla! Che sberla! Guarda, ma Ciru, mi hai fatto cagare sotto! No, siamo spettro targa. Siamo spettro targa, per questo sto facendo ombra artigli. Cazzo mene che c'ha Ice Beam, siamo a più uno. Ecco, ora qui mi caco addosso. Perché questo non viene giù da... Allora, mi confermate che Lorenzo il Magnifico regge qualunque cazzo di cosa possa tirare questo coglione? Non è forte in difesa fisica, Musharna? Vien giù? È che se perdo Axorus abbiamo perso, ragazzi. Non posso perdere Axorus. Mi cago sotto. Ah, 70 ombra artigli, vero, pardon. Crit morto, eh? No, reggevamo anche il crit. Più 6? Più 6. In fondo perché no? In fondo perché non andare a più 6 col talpone? A posto. E l'ultimo, eh? Non mi ricordo. Cotitel. Siamo a più 6, senza Reflect. C'era Reflect. Vai, talpone, come ai vecchi tempi. Facci ballare. Ragazzi, con una forbice X a più 6 lo ha mandato direttamente al creatore senza passare dal via quel Gotitel. C'è Catrina che sta rimettendo assieme i pezzi col super attack. Baby, te lo giuro. Questo è l'anno in cui tutta la scena ci fa il culo. Che paura che mi fa questo bastardo. Questo... Sfidante, il mio nome è Marzio. Sotto la guida di Nardo, il mio maestro, perseguo la via della lotta. So che anche tu hai ricevuto la sua approvazione. Voglio proprio vedere di cosa sei capace. No, è un accento romagnolo generico.
Cioè, io sono romagnolo, ti sembra preda Piese? No, ti sbagli. Che sborra, ha fatto battiterra. Cioè, oddio, in realtà mica troppo, perché ora outspeed dal Coglions. Però rivincita ci fa di meno. Ragazzi, sua mamma succhia i cazzi col culo. Il brutto colpo ci ha spaccato le uova nel paniere. Però siamo sotto Reflect. Sapete? Ah, porco due, c'ha Tempestretta però, sto coglionazzo. Allora, no, switch sulla cura per forza. Dobbiamo fare repositioning. Possiamo sfruttare il Reflect per fare repositioning. Vabbè, possiamo provare anche Psychic, effettivamente. Magari rolliamo alto, dite. Non ha denti stretti sto coso? Ok, sì. Ci sta a mandare Excadrill. Bella, bella call. Ok. Non lo so che cazzo gli diciamo, ragazzi. Luciano. Sì, teoricamente fa Martel Pugno, ma Pietra Taglio è un bello scassacazzo. E che abilità c'ha sto coso? Il crit su Gotitel, secondo me, ci costringe a saccare prima o poi. Lo provo? Qua mi arriva Stone Edge, ok? Se Wow missa ed entra Stone Edge, schioppiamo. Esatto, stollargli i PP, visto che è un IA. Va bene, proviamoci. Allora, contiamole. E uno. No, ne ha 5. 2. 3. 4. Arriva il crit. Dobbiamo reggere l'ultimo. E 5. Oh, incredibile, ne hai tate 5 di fila, porco di dino. Cula soreta. Missate 0, crit 1. Certo, ovviamente. Niente, wow. Ah no, è vero, fa solo l'acerboso, son coglione. Son coglione, fa l'acerboso. Elia, pietra taglio, colpo karate, l'acerboso, nemesi e a vigore. Oh raga, è il momento. Che cazzo avevo detto? Rischiamo una montagna russa di emozioni. No, sacco Gotitel. Ok, ovviamente. Ovviamente. Sta a vedere che adesso missa anche la prossima, immagino. Calmi perché c'ha vigore sto coso. Calmi, possiamo provare il Deathless. Calmi, possiamo provare il Deathless. Non lo so come cazzo ha fatto. Non lo so come cazzo ha fatto Van Orens. Non ne ho idea di come cazzo abbia fatto. Non ne ho idea di come cazzo abbia fatto. Sì, resta. È letteralmente Van Orens che resta in vita dicendo: oh, bella! Colpo cagate. Succhiamelo. Tutto quanto, zii.
Stone Edge e me lo ciucci di nuovo. Attenzione, basta adesso con Lady Dance, perché lui c'ha vigore, quindi Dragon Claw. Non aveva vigore. No, rompiforma! Sesso anomalo Axorus! Ciruzzo! 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 Signore e signori, guardate in faccia Van Orens! Guardatelo in faccia! E ditegli grazie! Che l'hai portata a casa Deathless, brutto figlio di puttana! Siamo vivi! Non so come, ma siamo vivi! E questa è una lotta destinata a entrare negli annali del canale! No, no, manca Myrton ancora, ragazzi. Fuoco fatuo, non deve mancare Scrafty. Ma lead di Max mi fa un po' paura, Scrafty. Guardate che siamo di cartone. Non killiamo con un superpower. Però con un superpower fighting gem, sì. Poi bisogna switchare fuori. Entra Crocodile, perché comunque ci farebbe intimidate. Perché esatto, io pensavo... Allora, il plan sarebbe questo, quello che dice Farabutto, seguitemi. Ok? Si burna con Chandelure. Si entra con Axorus. Si fa due dragodanze. Oppure si entra con Gothitelle, vediamo quanto fa da burnato. Insomma, adesso capiamo. Si fa due dragodanze, si fa Dragon Claw, si killa, e poi si fa Brick Break su Crocodile, anche con il meno uno dell'Intimidate, si killa a più uno. Se è burnato la reggiamo. È che il problema è che tutto questo piano funziona se burniamo. Divanetto del casting, sì. Ieri l'abbiamo detta la lore di Myrton. Luciano non ha Levitate, giusto? Sì, i pantaloni restano marroni, ragazzi. Luciano non credo abbia Levitate. No, c'è fuoco ardore. Un culo assorbe. Stringete il culo per me, ragazzi. Stringete il culo anche per me, che ho finito la forza dei glutei. Sei! Sei! No, figa de Dino. Figa de Dino, figa, 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 figa. Qua siamo... rischiamo... No, no, buono, 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 buono. 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 Uomini straforti, destini straforti. Uomini stradeboli, destini stradeboli. Ma vai a fare nel culo. Cioè, devi veramente andare a fare nel buco del culo. Lo so ragazzi, tre sgranocchi, due drop e un crit, lo so, lo so, lo so, lo so. Non lo so se shotta, beh che siamo a più due, cazzo. Ok, siamo a più uno adesso, attenzione, non siamo a più zero. Siamo a più uno. Viene giù di forbice X a più uno sto coso? Mi vengono i dubbi poi giocando così. Allora, il culo di questo esplode da breccia.
siamo tutti d'accordo, il culo di questo esplode da breccia. No, breccia non può missare, ma calmi, c'ha sbigo attacco? Non ha sbigo. A posto, allora me lo succhio. Vabbè ragazzi, fake out, se Lippard mi fa 48 HP da fake out, mi butto dalla finestra adesso. Calmi, fatemi fare una roba perché mi è venuta una pensata. Fatemi controllare un secondo. Perché rischiare Ciro? Perché rischiare Ciro? Volevi far innamorare il talpone per caso, gattina di merda. E invece sei stata trivellata da Lorenzo il Magnifico. Sigma maschio assoluto. Sai che cazzo gliene frega delle gattine. Il talpone non fa l'amore, lui scopa, forte. E quindi signori, annuncio ufficialmente che con grande fatica, culi stretti e cazzi da cacare, i Super 4 sono stati eseguiti deathless. Non fuori dal culo, dentro il culo si soffre. Sì, è vero, si può anche cambiare team, quindi... teniamo il cap di Gaecis. Dal momento che sono infinitamente più forte di te, campione, prenderò io il comando di Unima. E per prima cosa ordinerò agli allenatori di mettere in libertà tutti i Pokémon. Ti scongiuro. Non farlo. Non distruggere il legame tra uomini e Pokémon. Abbiamo lottato entrambi per far valere le nostre convinzioni. Alla fine ho vinto io. A questo punto puoi solo tacere, pezzo di merda, coglione, stupido, stronzo e puttaniere. Ti stavo aspettando. Le parole non servono. Lotteremo per capire... Ah no, questa la diceva un altro. Hai con te la pietra, proprio come accadeva nella mia premonizione. Il tuo Chiarolite sta reagendo alla presenza di Zekrom. Questo però non è un posto adatto ai Pokémon draghi leggendari. Sorge dalle profondità della terra, castello il team plasma. Avvolgi la Lega Pokémon nella tua maestosa stretta. Fica. Quello che vedete è il castello del Team Plasma. Dalla sua sommità gli ordini del sovrano riecheggiano in tutti gli angoli del regno. Verrai anche tu con me al castello e lì si decideranno le sorti di Unima. Se sarà un mondo dove i Pokémon sono liberi dal gioco umano oppure un mondo in cui uomini e Pokémon continuano a vivere fianco a fianco, lo deciderà chi di noi due dimostrerà di avere convinzioni più salde. Ehi, Gemitites, il veleno non finisce mai. Ti prego, The Dream. Se Pokémon e uomini verranno separati, non ne nascerà niente di buono. E come potrò io riprodurmi con i miei? Stanno arrivando le ruspe. Tenetevi forte. Adesso sono cazzi vostri. Arrivano i centri sociali! Eccoli! Gli ambientalisti, i sindacati, sì, sono loro. Artemisia dopo aver leccato tutte le colonne del castello di N. Oh, lo zio, come va? Mi sembra che i vostri Pokémon stiano facendo del loro meglio per voi. Non vi capisco proprio, perché mai volete che si separino dagli uomini? Come potrei separarmi dai miei Pokémon? Dai, Gaecis, dio caro, sono passati 30 anni, ancora con sta cazzata della Padania libera. Un mondo tutto per i Pokémon, questo è quello che voglio. Un mondo in cui finalmente liberi dal gioco umano i Pokémon ritrovino la loro forza originaria.
È arrivato il momento decisivo. Io sono pronto, lotterò per le mie idee, anche se questo dovesse significare far soffrire i miei cari Pokémon. Lotterò. Lo terrò. Lo terrò. Hai fatto tutta questa strada per lottare contro di me, eppure Reshiram non reagisce. Forse non sei l'eroe, che delusione. Peccato, iniziavi un po' a piacermi, coglione. No, il castello è un abuso edilizio, ragazzi. Non era assicurato, è un abuso edilizio, purtroppo, il castello del Team Plasma. Per di più costruito con 49 milioni rubati allo stato di Unima. Poi vedete le colonne del castello? In ogni colonna c'è un pentito del Team Plasma. Dentro. Che sesso questa cazzina. Come può non piacervi Reshiram, ragazzi, e preferire Zekrom? Immagino non vi piaccia neanche la figa a questo punto. Posso dire che mi fanno cagare entrambi. Sì, puoi dirlo. Vabbè, è un'argomentazione geniale che mica per forza... No, non mi deve piacere per... Io chiedo. È underwhelming la host. Vabbè, tiriamo la Master Ball a sto pollo. Sì, quella di Kyurem è meglio, sono d'accordo. È più sgraziata. Obiezioni? Nessuna? Perfetto. In che senso io prevedo il futuro, sì? Signori, ci siamo. Arriva l'incrotuono. Te l'ha dato Resta il nickname, Lorenz. Non so se te l'aveva detto. Resta ha scelto di nicknameare Vanorenz questo Pokémon. E sappi che è un eroe. Sappi che è diventato un eroe. È il Rastacavallo che sta scrivendo è Vanorenz, ragazzi. Piacere, ve lo presento. È lui, Vanorenz. Non perdiamoci racconti. Sappiate solo che è lui, il vero Vanorenz. Vanorenz esiste ed è qui. Allora, calmi. L'abbiamo mandato a meno 2. Ci ha fatto un danno onestamente gigantesco. Calmi però. Calmi. Perché l'abbiamo mandato a meno 2. Ne reggiamo un altro. Io lo manderei a meno 4. Io lo manderei a meno 4 e danza del sesso con Axorus. No, più che riflesso farei proprio un altro fascino. Col senno di poi era meglio. Oh, io glielo tiro, glielo devo tirare un altro fascino, ragazzi. Ragazzi! Vi rendete conto che adesso abbiamo lo switch in safe di Axorus full vita? Abbiamo vinto. Non ce l'ha Dragon Breath. Non ce l'ha Dragon Breath. Più 6 a sfregio? Più 6 a sfregio, ragazzi. Più 6 a sfregio, ragazzi. Più 6 a sfregio.
belli. Guarda come balla Ciro. Guarda come balla ignudo. Ignudo balla Ciro. Tutto nudo. Guarda fratemo Ciro come se la balla. Caraffa. Caraffa. Guarda Ciruzzo com'è forte. Guarda com'è forte innamorato mio Ciruzzo. È troppo forte, ove. Frate a me. Sei troppo bello Ciru. Fammi avere nate tra cartiglie. Come sei bello Ciru. Era Kling Klang, ma è morto lo stesso perché siamo a più 6. Mamma mia, Ciru! Mamma mia, Ciru! No, non li ho evsati, ragazzi. Non sono evsati. È qui. Come dici? Avresti... Vigore? E che cos'è? Che cos'è codesto vigore di cui parli? Non lo conosco. Non lo conosco. Codesto vigore di cui parli. Mi sembra un commento a caldo adeguato. Questa secondo me, ragazzi, rischia di essere una delle più grandi trombate a N mai tirate in un hardcore Nuzlocke. Perché non solo abbiamo one-shottato tutti, ma li abbiamo umiliati andando in maniera totalmente non necessaria a più 6. Vabbè, Van Orens mio padre, ragazzi, che cazzo vi devo dire? Fortissimo, potentissimo, leggenda. Io la bet per Gaethjes la farei deathless, sì, perché cercherò di farla deathless, fotte sega. Non me ne frega un cazzo che è l'ultima lotta, noi la vogliamo fare deathless. Sei un mascalzone, tutto questo solo per il tuo tornaconto. Nessuno ha chiesto il tuo parere, comunista, e poi sarà anche leggendario, ma in fin dei conti è solo un Pokémon. Io non ho paura di te, con o senza Pokémon leggendario. E non vedo l'ora di vedere la tua faccia nel momento esatto in cui le tue speranze verranno infrante. Oh oh oh. Grande calma, perché questo è scassacazzo, sto Cofagrigus. Dobbiamo trovare il modo di bombarcelo. Allora, Gothitelle non ci serve qua davanti, probabilmente. Dite dentro il magnifico turno 1? Eh beh, sì. La K Medicea qui ci protegge dal moveset di Cofagrigus. Ma è magnifico. Anche se fuori tutto è magnifico. Che faccio, danzo? Che faccio, danzo? Non droppare. Tua ma... Su Salento e Tarantino il tempo sarà contraddistinto da ampi rasserenamenti. Ragazzi, il problema è che questo... No, è che questo è un problema per il futuro, perché Lorenzo De Medici non outspeeda tutti, ok? Ma a meno uno di Spdef abbiamo un problema. Ma poi qual è la per... 20%, no? E ti pareva che non la pigliavamo alla prima sball di merda? Vabbè. Diciamo che forse erano cosiddetti cazzi amari ugualmente. Qua per me tira o Fire Blast o Focus Blast, non tira Surf. Surf. Garantito Surf adesso. Ok.
No, la call giusta è che io devo trovare un modo per far entrare in campo Safe, Nduja e fare Ice Beam. Che non sia saccare qualcuno. Il problema è che essendo speciale questo stronzo non gli posso fare né fascino né reflect. Nduja, fidati, missa Fire Blast. Devo sperare di reggere un surf. Allora, trastate il progetto. Io qui faccio di dance perché tanto lui è outspeed. Quindi, a sto punto io mi porto a più uno in speed e più uno attacco, perché poi il turno dopo outspeed tiro dragartigli e killo. Cioè, perché killerei lo stesso di dragartigli. Però tanto la win condition è reggere o Dragon Pulse. Se non reggo Dragon Pulse, perdiamo. Più vita dite che mi ammazza di Dragon Pulse, sono più special defense di natura. Il discorso è che tanto, cioè, se mi ammazza di... Non la reggo. E se non la reggo abbiamo perso, amici. Cioè, abbiamo proprio perso. Niente, try numero 2. Sa che finisce qui. Facciamo di dance, ma... Killa. Adesso, calmi. Non ci... Allora, molto probabilmente è persa. Non ci diamo per vinti. Continuiamo a ragionare, proviamoci fino alla fine, perché non si sa mai. Abbiamo due possibilità adesso: o si manda Max Mariola sperando di outspeedare, perché abbiamo 7 punti in più di Axorus. Noi sappiamo che lui ha più di 115 perché ha outspeedato Axorus. Con 31 IV natura neutra sappiamo che ha 127. Noi abbiamo 123. Si manda Nduja. Andiamo con Nduja. Tocca sperare nel miss di Fire Blast. Però prima facciamo una Protect, perché non ha senso non farla. È che Luciano è morto. Dite Icy Wind. Ok, sì. Ma non ha outspeed neanche dopo un Icy Wind, mi sa, ragazzi. Oddio, no, c'ho 93. Dopo un Icy Wind outspeed. Dopo un Icy Wind io outspeed. Nduja! Porco due, Ice Beam killava, ragazzi. Riflettiamo, non è finita. Abbiamo pescato la win condition, non è finita. Vai, magnifico. Miss. E si balla. Balliamo? Per questo dobbiamo ballare, perché c'ha Levitate quello stronzo. Allora, io capisco compensare il culo di Fire Blast missata, però di Nairo mi sono preso palla ombra drop prima, notte sferza crit adesso. E che cazzo, e che cazzo, e dai figa, 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 figa, e dai figa. Dite terremoto? Mi tromba. Perché se riesco a sopravvivere e danzare ancora poi Electro sullo scopo con Forbice X. Vabbè. Ho paura che sarebbe l'ultimo ballo. Sbuff.
Allora, questo coso potrebbe outspeedare, ma De Medici... Chi gli rimane a lui? Gli rimane Buffalant, Electros e Seismitoad. Seismitoad. Talpo, noi non sappiamo quale sarà il tuo ultimo terremoto, ma falla tremare ancora una volta sta cazzo di terra. Grazie, magnifico! E ora, ragazzi, è il momento di salutare. È il momento... Sì, e lo so che è lento, però siamo solo a più due, non muore da una frana. Grazie, Talpone, grazie, cazzo! Per favore, rendete onore, gloria e imperitura a Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico. Non l'ha missa l'ultima mossa. Muore con un crit, perché non voleva andarsene banalmente. E chi può chiuderla se non lui, questa avventura? Vedete che alla fine noi riusciamo sempre a vincere con la lore, ragazzi. La lore vince sempre. L'erede del comandante. Non era ancora sceso in campo alla Lega. Ha aspettato nelle retrovie. Ha guardato i suoi compagni morire in un bagno di sangue contro Gecis. Max Mariola ti mette la mano sulla spalla e ti dice: tranquillo, frate, a me è fermo di tutte cose. The Sound of Love. E quindi sì, ragazzi, Van Orens, Nduja e lo chef Max Mariola sono i sopravvissuti alla carneficina di Unima. E direi che tutti e tre hanno fatto simbolicamente un gesto importante. Van Orens ha carriato la sfida contro Marzio. Nduja ha letteralmente preso in mano la situazione e ha twistato a suo favore, permettendoci di vincere, perché se non avesse evitato quella Fire Blast avremmo perso. Ma Nduja ha detto: no, amici, voi non avete avuto fiducia in me, stronzi, volevate che io mi levassi dal team, e invece io resto, e non solo resto, vi faccio vincere, pezzi di merda. Ma ora, prima dei funerali, potete ritirare fuori il cazzo, perché c'è il più bel finale della storia di Pokémon. Ti ricordi quando ci siamo incontrati per la prima volta a 420? Le parole del tuo Pokémon mi hanno scioccato. E sai perché? Perché quel Pokémon mi ha detto che tu gli piacevi. Che gli piacevi, che voleva restarti accanto. E io non riuscivo ad accettarlo. Non capivo, era la prima volta che incontravo un Pokémon a cui piacessero gli umani. Non credevo nemmeno ne esistessero. Più proseguivano il mio viaggio, più le mie convinzioni vacillavano. Non potevo ignorare tutti gli allenatori fatti. Gli incontri, non si è fatto gli allenatori, tranquilli. Tanti Pokémon e uomini che si capivano e aiutavano a vicenda. È per questo che ho voluto sfidarti, per avere la conferma di ciò in cui credevo. Volevo lottare con te alla pari, da eroe a eroe. Ma non poteva che finire così. Io che nella mia vita ho conosciuto e capito solo i Pokémon, anzi solo certi Pokémon, non avrei mai potuto competere con te. Tu hai incontrato così tanti Pokémon che ti hanno offerto la loro amicizia,
Il campione mi ha perdonato. Aspetta a me decidere cosa voglio fare d'ora in avanti. Da Drake. Hai detto di avere un sogno anche tu. Beh, se è vero, realizzalo. Insegui il tuo sogno e fallo diventare la tua verità. Da Drake. Sono sicuro che tu ci riuscirai. È tutto ciò che volevo dirti. Addio. Game Freak, scarlatto e violetto, ficcateveli nel culo! Grazie a tutti, ancora una volta. Non mi interessa se è la quinta, la sesta, la settima volta che giochiamo questi giochi assieme. Non mi importa che siano visti e rivisti, non mi importa che... alla fine le storie si somigliano tutti, gli eroi sono sempre loro. Io mi continuo a divertire così. Anche grazie a voi. No, ancora tu! Ancora tu!